Ciao, benvenuto a questa lezione. Io sono Antonio Enrico e oggi voglio mostrarti come poter suonare il riff di Should I Stay o Should I Go dei Clash. Questo qui è un brano alquanto noto e molto bello da suonare sulla chitarra, alquanto divertente. Quindi andiamo a vedere. Innanzitutto, prima di passare alla lezione, volevo giusto dare il benvenuto a chi guarda i miei video per la prima volta. Se sei nuovo da queste parti e vuoi imparare a suonare la chitarra, considera iscriverti al canale. Qui si parla di chitarra e di musica, quindi questo qui è il posto giusto. Clicca se vuoi imparare. Clicca il bottone iscriviti e c'è anche una campanellina. Se la clicchi, ovviamente riceverai notifiche ogni volta che pubblico una nuova lezione e puoi continuare a migliorarti. Ok? Allora, andiamo a vedere. Innanzitutto va detto che questo qui in effetti è il trucco dei tre accordi in tonalità di re. Soltanto che ci sono degli abbellimenti per appunto creare questo riff. Allora, la prima parte del riff è questa qui. Non dimentichiamoci il rumore col plettro. Allora, che cosa succede? Che siamo sul re, iniziamo sul levare dell'uno, quindi 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4. Allora, quindi sul battere dell'uno c'è silenzio, sul levare iniziamo con una contropennata a suonare in crome, quindi una nota sul battere, una sul levare. Quindi questa volta iniziamo sul levare con la contropennata, quindi 1, 2 e poi sul 3 andiamo sul sol, 3 e 4 e sull'1 della battuta successiva ritorniamo al re e poi per ogni battito facciamo questo rumore con il plettro, dove cosa sto facendo? Sto leggermente sfiorando le corde così da averle mutate in silenzio. E 3, 2, 3, facciamo questo rumore qui col plettro. Ok, tutto qui, niente di troppo complicato. Ok, quindi risuoniamo questa parte lentamente. 3 e 4, 1, 2 e 3. Di nuovo 1, 4. Quindi questa sezione si ripete due volte. Ok? Poi andiamo su un accordo di sol. Questa volta lo suoniamo col barré. Perché? Perché abbiamo bisogno di suonare anche il fa e quindi onde evitare di suonare il sol così e poi dobbiamo andare all'accordo di fa in questo modo, allora potrebbe essere più semplice per molti andare direttamente all'accordo barré e suonarlo in questo modo. Quindi di nuovo il ritmo è identico, sol, poi fa. Esattamente come prima, quindi pausa sul battere dell'uno, sulla sollevare, iniziamo con la contropennata 1, 2 e fa 4, 1, 2, 4. Se hai difficoltà con gli accordi barré oppure non riesci a suonarli, allora ho preparato anche un video dedicato proprio agli accordi barré. Clicca sul link che trovi nel video e vai a seguire quella lezione lì. Allora, quindi questo qui è il sol e il fa, poi ritorniamo di nuovo al re. 3, 4. Mi raccomando, queste pause sono importantissime per accentuare l'impatto del riff. Dopodiché andiamo l'accordo di La. Suoniamo lo stesso ritmo di prima, soltanto che se non c'è cambio d'accordi, quindi pausa sul battere dell'1 e iniziamo con delle crome sullevare, quindi 1, 2, 3, 4. Ritorniamo al re. Ok, quindi questo qui. Dopodiché raddoppiamo il tempo. Gli accordi sono gli stessi, il giro di accordi è identico, soltanto che solo la velocità è raddoppiata. E abbiamo questa sezione qui. Should I stay or should I go? Ok, questa qui è la sezione. Ok? Allora, qui voglio mostrarti un semplice ritmo che puoi utilizzare per cercare di emulare questa sezione qui. Adesso la suonerò lentamente, questa parte, quindi
quindi è pa ta 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 ta. Questo qui è il ritmo. Pa pa ta ta ta. Questo piccolo pezzettino, okay, questo pattern viene poi a ripetersi su diversi accordi, quindi pa pa ta ta ta. Pa ta 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 pa ta 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 ta. Ok? E quindi cosa succede? Sol nuovo, re, sol, sol, fa, e re. Poi andiamo là. Ecco, quindi queste qui sono le diverse sezioni del brano, alquanto semplice, come puoi vedere, però molto di effetto. Mi raccomando, ragazzi, se queste lezioni ti stanno aiutando, cortesemente clicca mi piace, condividere con i tuoi amici e se hai delle domande puoi sempre lasciare un commento in fondo. Ok, grazie di tutto e alla prossima.